Alla presentazione dei calendari di terza categoria siamo con il dirigente del Gladius Pescara Fabrizio Perilli. Allora, segretario, quali sono le ambizioni di quest'anno del Gladius? Le nostre ambizioni sono quelle di fare un campionato. Ci proviamo sempre ad accedere ai playoff, a vincerlo e poi magari anche a vincerli e poi i playoff in seconda battuta, quindi stiamo allestendo una squadra dignitosa, decorosa, di giovani, quindi ci proviamo. È un girone composto da 16 squadre, quali sono le avversarie principali del Gladius quest'anno? Le squadre sono un po' tutte agguerrite e quindi ben attrezzate, sarà un campionato abbastanza lungo, 16 squadre, quindi si andrà avanti fino a maggio sicuramente, poi saranno pure i playoff. Un po' tutte le squadre insomma sono attrezzate, qualcuna un po' di più, però insomma tutte da rispettare. La seconda categoria è un obiettivo, segretario? Sì, perché no? Sì, ci proviamo per divertirci senza grossi sacrifici, ecco, insomma, anche economici, perché dobbiamo far quadrare un po' tutti. Io da segretario mi occupo anche di questo, quindi dobbiamo tenere in conto un po' tutto.